Triduo Mariano. Fatima e la Chiesa. Dobbiamo sempre andare alla parola di Dio. Questa donna, questa ti schiaccerà la testa. Questa donna è Maria, Maria la madre. Portiamoci a Fatima. L'inizio, quel 13 maggio, a Covadiria, 1917, che l'ultima apparizione il 13 di ottobre, il grande miracolo del sole, visto da circa 70.000 persone. Molte arrivavano lì incredule. Siamo sotto lo sguardo di Maria, la madre di Dio, la madre nostra, Maria, la fanciulla, la vergine di Nazareth. Il messaggio è inciso principalmente sulla piccola Giacinta, 7 anni, quegli occhi neri e profondi, seri, impegnati come una piccola mamma. Sì, morirà nel 1920, straziata perché una grande piaga sul petto, grande come una mano, le hanno procurato dolori immensi per soffrire così. Per i peccatori donava tutto a Gesù. Piccola Giacinta, nella sua realtà misteriosa di madre di tanti peccatori. Occhi neri, profondi, di Giacinta, portano il messaggio di Maria di Nazareth, la preghiera e la penitenza. E lei l'ha vissuta intensamente, ha pregato e ha sofferto. Piccola madre di peccatori, si è associata al cuore immacolato di Maria. Il messaggio è da trasmettere al Papa, ai Papi. La Madonna appare a 3 bambini, Lucia 10 anni, lei 7 anni, il fratellino Francesco appena 8 anni. I Papi, i grandi Papi di quel secolo, Benedetto XV, Pio X, Pio XII, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, il Beato Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, grande, e Papa Francesco, all'inizio di un nuovo millennio. La richiesta, il messaggio, la consacrazione della Russia tramite il Papa, presenti e concordi e riuniti i Vescovi. Messaggio per tutti, attraverso dei piccoli, degli umili, 3 fanciulli di Fatima, ad essere ascoltato. Gesù apparirà più tardi, nel 1931, ancora una volta a Suor Lucia per dirle: fai sapere ai miei ministri che non hanno voluto soddisfare la mia richiesta e che si pentiranno, ma sarà troppo tardi. La Russia avrà sparso i suoi errori per tutto il mondo. Ti benedico, Padre, è come un canto al Vangelo. Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli, ma sono per tutti. Messaggio di Fatima. Tramite loro, ma è il messaggio di Dio presente, la Vergine Madre di Dio, Maria di Fatima, Maria che viene dal cielo, Maria la piccola Vergine Madre di Nazareth. Un grido della Chiesa: beato il grembo che ti ha portato Gesù, e il seno, quello di Maria, che ti ha allattato. Messaggio di amore. Maria parla alla Chiesa.